Il programma è offerto da Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Amici di Firouge, bentrovati con il secondo appuntamento quotidiano di Firouge Rosanero Estate, venerdì 21 agosto, sono le ore 18. Do subito il benvenuto all'ospite di oggi. Con lei non parleremo soltanto di Palermo Calcio. Do subito già il benvenuto ad Alessia Anselmo. Ciao Alessia! Ciao Giovanni, ciao a tutti. Allora, lo dicevo, te lo chiedevo prima per conferma, prima dell'inizio della trasmissione. Allora, abbiamo Radio Time, ha detto stampa del Telimer, ha detto stampa di Palermo al Vertice, Firouge TV, perché è importante ricordarlo, e Ottava Marcia. Sei la giornalista, potrei definirti il Marco Gullà al femminile. No, non potrei mai paragonarmi a Marco. Scherziamo assolutamente, d'altro lo salutiamo a Marco Gullà. Alessia, abbiamo avuto settimana scorsa i presidenti, diciamo, delle società di cui gestisci l'ufficio stampo. Ho insistito tanto per averti ospiti, innanzitutto per me è un piacere averti qui con noi. Firouge Rosanero Estate, si parla di Palermo, quindi vorrei iniziare da questo. Due giorni fa ormai, sono passati due giorni dalla presentazione di Roberto Boscaglia, nuovo allenatore del Palermo. C'è tanto entusiasmo ancora in città per questa scelta, secondo te è stata quella giusta? Assolutamente sì, tra l'altro appunto su Radio Time quotidianamente, ormai da mesi in realtà, avevamo dato praticamente per scontato l'arrivo di Boscaglia al Palermo, perché probabilmente anche per i trascorsi tra lui e il Sagramola, Castagnini, che già si conoscevano prima e che si erano, poi l'hanno svelato durante la conferenza stampa, si erano già ripromessi, insomma, di lavorare insieme quando ne sarebbe capitata l'occasione qui a Palermo. Quindi diciamo che l'identikit dell'allenatore tipo che cercava il Palermo poteva essere, diciamo, corrispondere a diversi poi nomi effettivamente. Uno su tutti, Caserta, anche lui sarebbe stato interessante, perché comunque essendo molto più giovane di Boscaglia, insomma, magari anche in prospettiva futura poteva essere, ecco, quel calcio spettacolo di cui Sagramola ha sempre parlato. Però anche Boscaglia, appunto, nonostante l'età, ha una filosofia tutta particolare, insomma, ieri l'ha espressa in conferenza stampa, la semplicità più banale da un certo punto di vista, che però in realtà forse è quella che viene
sottovalutata, no? Il fatto di giocare per fare gol e soprattutto quando non si ha la palla cercare di recuperarla per fare gol. Quindi può sembrare veramente banale, però alla fine è lì che poi sta tutto, cioè la propensione verso, più che lo spettacolo, verso l'offensività, verso un'aggressività, verso insomma comunque la voglia di fare più gol dell'avversario e non tenersi il giusto, diciamo, fino al 90. Tra l'altro parlavi poco fa di Caserta che ieri ha rilasciato delle dichiarazioni a Tutto Mercato Web, dove ha detto che le voci che lo volevano vicino al Palermo gli hanno dato un po' fastidio e forse secondo me hanno un po' influito anche nel finale di stagione della Juve Stabile. Comunque, esatto. Da quando è uscita la voce di Caserta al Palermo è crollata definitivamente. Ma infatti io ero d'accordo con la linea seguita dalla società Rosanero, nel senso inutile fare nomi, inutile parlare prima, soprattutto in una stagione talmente delicata che ancora vedeva tanti nomi come quello di Boscaglia, come quello di Caserta, ancora impegnati con le rispettive società di appartenenza e si stavano giocando delle posizioni importanti. Quindi secondo me, insomma, era giusto lasciarli lì in quel momento con la loro tifoseria, con i loro giocatori. Non sarebbe stato giusto proprio per gli stessi giocatori, insomma, sapere che magari da lì a qualche settimana o già in quel momento lui stava pensando alla costruzione di una nuova rosa per la prossima stagione. Assolutamente. Tra l'altro ti chiedo, tu su Radio Time hai un po' il termometro dell'entusiasmo dei tifosi, come hanno accolto l'arrivo di Boscaglia? Allora, in questi mesi, perché da marzo, da quando c'è stato il lockdown e quindi con la sospensione dei campionati, in realtà subito sono venuti fuori nomi su nomi, tirati fuori dal cilindro come se fossero veramente dei conigli uno dietro l'altro. E chi all'inizio tifava per uno, chi all'inizio tifava per l'altro, magari sovrapponevano, si andavano, diciamo, in contrasto l'uno con l'altro. Poi appena c'è stata l'ufficialità dell'arrivo di Boscaglia, tutti contenti, o comunque almeno i nostri ascoltatori sono tutti contenti. Nessuno ha detto ma avrei preferito qualcun altro, anche se qualche giorno prima avevano detto no, ma io ci vedo meglio questo sulla panchina, meglio quell'altro, però in realtà poi alla fine ha messo tutti d'accordo. Tra l'altro sarà curioso un po' anche capire a livello tattico come si muoverà il nuovo Palermo, visto che c'è ancora qualche rebus sul modulo e soprattutto il ritiro a porte chiuse sicuramente non agevolerà a capire tutto ciò. Allora, questi sono due bei argomenti, diciamo, da trattare. Intanto la questione del modulo. Lui ieri in realtà, secondo me, è stato molto, molto lineare anche in questo. E ne abbiamo parlato fino a ieri in trasmissione con Manuel Mannino su Radio Time. Lui ha detto, l'unica certezza, diciamo, al 90%, 95% è la difesa a 4. Da quel momento in poi, cioè, o meglio, da lì in poi tutto da costruire, e tutto in base a che cosa? All'avversario che andremo ad affrontare, al tipo di situazione che andremo ad affrontare e anche al tipo di partita che poi man mano anche magari appunto minuto per minuto va delineandosi. Quindi può giocare in modo più offensivo oppure con una punta e poi gli altri, diciamo, a completare il tridente. Ci sono tante, tante possibilità. Sul rebus mercato, in realtà, anche lì con Manuel ci siamo detti che c'è il problema della regola dei 22 più 1, più un under. Quindi se tre devono essere i portieri e tre, in teoria, i centravanti, per fare un ampio turnover, stiamo parlando di centravanti, non attaccanti in generale, perché abbiamo fatto un ragionamento, è meglio inserire nel calderone centrocampo, anche centrocampo offensivo, tutto il resto poi della rosa, quindi intorno ai 9-10, considerando anche l'under che comunque già ce l'abbiamo in casa con Silipo, che l'anno scorso ha fatto veramente bene quando è arrivato, e secondo me è uno su cui puntare veramente per il futuro, e hanno fatto bene a strapparlo, insomma, alla Roma, e spero che possa succedere una cosa simile anche per Felici. Insomma, ormai ci sono notizie che si rincorrono nelle ultime ore.
Assolutamente, tra l'altro ne parlavo ieri con Dario Aiello, collega di Mediagol, sulla linea giovani. Parlavamo del fatto in Serie D era obbligatorio perché comunque c'era la regola degli under, 4 li dovevi schierare obbligatoriamente. Il Permo sta confermando questa linea verde anche in Serie C. Dario era un po' titubante e scettico sul fatto che si stia decidendo di puntare così tanto sui giovani anche in Serie C, dove si punta un campionato di vertice e parliamo comunque di calcio professionista, che è diverso rispetto alla Serie D. La stessa domanda la faccio a te. Secondo te è giusto o sbagliato puntare su tutti i giovani? Tra l'altro, allora, alcuni dei quali neanche di proprietà. Esatto. Allora, in realtà su tutti i giovani no. Perché appunto ci vuole comunque qualcuno di peso, di esperienza, e qualcuno delle categorie superiori ce le abbiamo, e secondo me un altro paio di colpi da quel punto di vista se li terranno fino all'ultimo Sagramola e Castagnini. Al contrario, addirittura c'era chi degli ascoltatori, per esempio ieri, ci chiedeva di Tomasini, che è un under 17 della primavera, quindi del Palermo, e lo volevano già in prima squadra. Un attimo, con calma ragazzi, non lo bruciamo, anche perché se non ci fosse stata questa regola, se non fosse stata inserita la regola dei 22+1, forse come appunto 27esimo, 28esimo uomo, magari una volta ogni tanto convocato nelle partite più semplici di cartello, a quel punto si poteva anche inserire questo ragazzo. Ma togliere uno slot a qualcuno che può avere dell'esperienza in più, ovviamente questo è assolutamente da non fare in Serie C. In Serie D probabilmente ci poteva anche stare a fine stagione. Tra l'altro c'è sempre la frase della conferenza stampa di Boscaia che a me è piaciuta un sacco, quella che gli innesti importanti non si comprano come calzini e mutande al mercato. È una frase bellissima secondo me, e comunque sta a significare che i nomi di peso ancora devono arrivare. Devono arrivare, secondo me non arriveranno nell'immediato, probabilmente neanche all'inizio del ritiro, forse non dico a campionato in corso, perché sappiamo che c'è la possibilità fino al 5 ottobre, se non sbaglio, no, di far firmare i contratti, però entro la prima giornata, prima seconda giornata, quindi a fine settembre, secondo me un paio di colpi se li terrà il Palermo. L'ultima domanda che ti faccio sul Palermo: ritiro a porte chiuse a Petralia, come sarà questa nuova esperienza? Allora, sarà difficile, ma secondo me per tutti. Io non sono stata alla conferenza stampa di persona, quella di Mister Boscaglia, della presentazione, ma mi sono fatta raccontare un po' tutti i dettagli, e devo dire che è difficile. Parlando anche come addetto stampa, già è difficile organizzare una conferenza stampa e quindi un eventuale appunto evento per giornalisti e o tifosi, quindi come può essere un ritiro, già lo è normalmente, figuriamoci dovendo anche stare attenti a tutti i protocolli, quindi anti-covid, quindi io devo dire che mi metto nei panni del buon Gaetano Lombardo e mi metterei al posto suo le mani nei capelli, perché secondo me gestire soprattutto anche i colleghi giornalisti, perché ho saputo che qualcuno era da bacchettare, che non dà il buon esempio, però appunto gestire eventuali tifosi lì che arrivano e sperano di potersi avvicinare il più possibile alla squadra, sarà difficile. Però ecco, io so che c'è la possibilità comunque di riuscire ad avere le immagini standard, e comunque so che ci si può organizzare ovviamente a debita distanza per quanto riguarda appunto le testate principali che seguiranno il Palermo, lo faranno a distanza, ma qualcosa si riuscirà a recuperare, quindi io penso che non sarà completamente poi all'oscuro il tifoso prima dell'inizio del campionato. Sì, devo dirti, con qualche rischio, non so se tu lo scorso anno sei stata a Petralia. No. Allora, ti posso raccontare che in pratica l'unico punto in cui si potrà vedere il campo è una curva cieca della statale, quindi sarà anche particolare per i colleghi. Il punto è non potranno chiudere la statale, ovviamente. Assolutamente. E quindi rendere inaccessibile quella zona, o comunque renderla sicura da quel punto di vista. E quindi sarà un problema. Sarà curioso, sicuramente. Sarà vedere. Curioso. Sarà sicuramente. Sarà sicuramente curioso. Devo dire, i colleghi.
prima per i colleghi che andranno, ma io preferisco a quel punto comodamente aspettare le immagini, non solo quelle della società, ma quelle appunto dei colleghi che saranno lì. E comunque anche per scoprire un po' il modulo e tutto quanto, poi avremo tempo sì, quando il Palermo me... tornerà esatto, in città ad allenarsi. Ah, secondo me qualcosa si potrà intuire già direttamente da lì, anche qualche cazziatone, qualche urla, secondo me si potrà sentire anche a distanza. Assolutamente, chiudiamo la nostra parentesi legata al Palermo, adesso piccola pausa pubblicitaria, poi seconda parte di Firuce Rosanero Estate, parleremo di Telimar e Palermo al vertice, restate con noi. Prendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Eccoci con la seconda parte di Firuce Rosanero Estate, puntata di venerdì 21 agosto delle ore 18. Abbiamo parlato abbondantemente del Palermo Calcio, ora spazio a quella che Alessia è l'unica realtà che il prossimo anno giocherà in un campionato di massima serie di Palermo, che è il Telimar. È sicuramente una grande responsabilità per la società. Esatto, allora dispiace ovviamente essere gli unici da un certo punto di vista, anche perché non lo eravamo, almeno fino a qualche mese fa c'era anche il Verga Basket, quindi Sicily Baikara, Andros, insomma tutto il modo in cui l'abbiamo conosciuto nell'ultimo periodo. Però appunto è una grande responsabilità e anche grande prestigio ovviamente per il Telimar, che ha lottato e ha costruito questa promozione che è arrivata nel 2019. Con veramente negli anni ci è arrivato vicino il Telimar diverse volte, mancava poi quel guizzo finale e con la programmazione che era stata fatta appunto nella stagione 2018-2019 con alcuni innesti importanti, alcuni dei quali sono rimasti qui a Palermo, devo dire che questa promozione è stata ottenuta anche facendo un gran bel campionato e con una visibilità, anche una passione da parte dei tifosi palermitani. Ricordiamo che la piscina comunale è a due passi dallo stadio Renzo Barbera e spesso, purtroppo mi dispiace dirlo, però spesso le partite erano in concomitanza, quindi il sabato pomeriggio giocava sia il Palermo Calcio che il Telimar. Tanta gente che magari andava allo stadio, poi uscendo dallo stadio si ritrovava con noi che uscivamo dalla piscina e volevano sapere come era andata a finire, quindi magari erano abbonati e quindi non si perdevano la partita allo stadio, però dall'altro lato comunque in tanti volevano supportare in qualche modo la squadra di pallanuoto della città e questa è una cosa che veramente ci ha inorgogliti anche poi grazie alla diretta streaming ovviamente qui su Filrush TV, anche lì abbiamo recuperato quei tifosi che magari erano allo stadio ma volevano comunque tener conto di quello che stava succedendo di lì a qualche magari metro di distanza. Magari buttavano un occhio al telefonino mentre c'era la partita. Esatto, no, ma tanti lo hanno fatto, ci hanno dimostrato anche che erano allo stadio poi successivamente, quindi è bello anche questo. Ecco, la città di Palermo che inizia, e qui ovviamente parlo anche, come ha detto stampa, del Consorzio Palermo al Vertice, non solo del Telimar, perché appunto Palermo che comincia a capire che non esiste solo il calcio, anche a livelli importanti, e quindi si appassiona anche a sport magari di cui non l'aveva mai sentito parlare o che aveva visto soltanto in TV magari durante i mondiali o le Olimpiadi, ecco.
E però appunto il Telimar quest'anno poi è bloccata la stagione, una stagione che era iniziata in modo un po' rocambolesco, perché comunque la promozione l'anno scorso è arrivata tardissimo, il 26 giugno, quando già era da un mese, più di un mese, che il campionato di A1 era terminato, e quindi praticamente i giochi di mercato erano già stati fatti. Noi siamo arrivati che il mercato era praticamente chiuso, quindi è stato difficile andare a trovare quegli innesti. Qualcuno è arrivato e qualcuno rimane, infatti Mario Del Vasso e William Washburn, però altri diciamo che sono stati un po' una soluzione tampone, per usare una parola un po' troppo abusata in questo periodo, e poi appunto un gruppo che non è riuscito forse ad amalgamarsi per come ci si aspettava, un cambio di allenatore in corsa, sicuramente le aspettative che erano tante, e anche all'inizio le prime partite con i risultati che non arrivavano, ma veramente per uno o due gol, cosa che nella pallanuoto succede raramente, la pallanuoto di altissimi livelli, e quindi arrivare lì e poi all'ultimo non riuscire ad avere quel guizzo finale, insomma, poi magari ha anche abbattuto un pochettino alcuni dei ragazzi che non sono riusciti poi a trovare un po' la quadra del cerchio. Stagione bloccata quando eravamo al penultimo posto, ma con il cambio di allenatore avevamo già visto alcune cose che potevano essere costruite nel tempo, quindi non nell'immediato. A quel punto però stagione bloccata, stagione annullata completamente, e quindi si ripartirà come se non avessimo mai disputato una stagione in A1. Però a quel punto che è successo? Che il presidente Marcello Giliberti si è mosso per tempo, ha appena capito che insomma il sentore era quello di non poter riprendere più la stagione. A quel punto subito ha iniziato a sondare il terreno per quanto riguarda innanzitutto la guida di questa nuova squadra, e lo ecco, ha trovato. C'è un progetto ambizioso per un prossimo quadriennio. Esatto, ha trovato la guida nell'allenatore, esatto, Marco Baldinetti, Gu Baldinetti, della Sport Management, che aveva fatto benissimo alla Pro Recco, addirittura era stato lui l'artefice del primo scudetto della nuova era, prima di Rudic, insomma. Quindi comunque è tra l'altro un pezzo grosso della pallanuoto internazionale, anche perché è stato anche un atleta importante, atleta del Sette Bello, e ha un progetto davvero molto importante, intanto che appunto il progetto non è annuale o biennale, ma addirittura quadriennale, e comprenderà poi alla fine due Olimpiadi, quella di Tokyo 2020, che è stata spostata in teoria alla prossima stagione estiva, e poi Parigi 2024. Quindi si lavorerà anche con l'obiettivo di avere tanti giocatori del Telimar in nazionale, e tre di questi sono stati nuovi acquisti. Stiamo parlando di Luca Damonte, Gianmarco Nicosia e Luca Marziali. Tra l'altro Gianmarco Nicosia, il portiere, è il secondo portiere, quindi comunque lui è già nella rosa ristretta del Sette Bello in pianta stabile. Gli altri due nell'ultimo collegiale hanno fatto benissimo a Siracusa, e comunque appunto fanno parte del giro più ampio, e fanno ben sperare, anche perché comunque sono giovani. Assolutamente. Abbiamo avuto ospite settimana scorsa anche il presidente Giorgio Locanto del Consorzio Palermo al Vertice, un consorzio che si è allargato sempre più negli ultimi mesi. Penso a uno degli ultimi ingressi, che è quello del country, che ha un po' organizzato il primo torneo al mondo post-Covid. Esatto, devo dire che era da tanto che speravamo in un interesse da parte del mondo del tennis palermitano nel progetto del Consorzio Palermo al Vertice, ed è stato bellissimo, perché io ero presente quando il direttore Oliviero Palma ha proprio chiesto informazioni per poter entrare a far parte del consorzio. È stato veramente a una settimana dall'inizio della pandemia, ed eravamo alla cena del Panathlon e parlavamo, insomma, abbiamo fatto vedere un po' tutto quello che significa far parte di questo consorzio, e Oliviero Palma ha subito detto: ma pure io voglio entrarci, e quindi subito ovviamente ci siamo attivati. Ovviamente il country è la ciliegina sulla torta, ma in realtà negli ultimi mesi sono entrate altre tre squadre, tre società davvero importanti. Parliamo del Palermo Calcio A5, che ha un seguito davvero importante, e parliamo della SD Palermo Scherma,
anche lì scherma sia per, tra virgolette, un brutto termine, normodotati, che anche per atleti paralimpici, e anche lì c'è un mondo sommerso di scherma, anche con progetti scolastici che davvero non... probabilmente molti non lo sanno, ma in tantissime scuole tantissime centinaia di ragazzi fanno scherma a Palermo. E poi ci sono i Mustangs, che sono una nuova realtà di flag football, quindi diciamo il football americano però stile rubabandiera, nel senso che sarebbe l'attività propedeutica che poi è diventato un vero sport. E poi appunto il campo. Devo dire, e ci sono altre realtà che già hanno chiesto di essere tutorate, quindi non soltanto grandi realtà, realtà di prestigio con grande storia come quella per esempio del country, ma anche piccole realtà che hanno capito che l'associazionismo paga, soprattutto in un momento del genere l'unione fa la forza veramente, e quello che sta facendo il consorzio non soltanto fare la voce grossa, perché all'inizio magari si poteva pensare che fosse quello il ruolo, in realtà no, è un lavoro costante che sia con l'attività dell'amministrazione comunale, proprio fornendo anche un supporto, perché magari appunto i dirigenti deputati allo sport hanno sì esperienza ma non hanno contezza di quelle che sono effettivamente le esigenze delle singole società, dei singoli atleti nei vari palazzetti, e lì appunto i dirigenti delle singole società mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo e la loro esperienza, e sono stati raggiunti diversi obiettivi davvero importanti. Tra l'altro, l'ultima domanda che ti faccio, Alessia, so che sei una grande appassionata di motori, di Formula 1, e da un po' di tempo a questa parte è nato questo progetto di cui fai parte, che è Ottava Marcia. Raccontaci un po'. Esatto, in periodo di lockdown è capitato per caso in realtà, perché un collega di tutta Serie B, quindi per il calcio in realtà, che era ospite praticamente fisso l'anno scorso per parlarci appunto delle Radio Time, per parlarci appunto delle notizie di mercato, oppure di altro tipo appunto legate alla Serie D, si è scoperto essere un appassionato di motori, e quindi abbiamo cominciato a commentare a radio le prime notizie durante il lockdown, quando ancora non era neanche in mente la possibilità di fare un campionato nonostante la pandemia. E forse per i ferraristi sarebbe stato meglio che il campionato non sia iniziato. Proprio di sì, e io ho paura anche per l'anno prossimo a proposito, e da lì appunto con alcuni colleghi si sta organizzando una diretta streaming, una chiacchierata, certo, vuoi partecipare? No, assolutamente sì. Allora, a cominciare proprio dal primo Gran Premio, dal primo weekend di gara, abbiamo iniziato qui tra l'altro abbiamo iniziato col botto, perché avevamo ospite l'ingegnere Luigi Mazzola, 14 titoli mondiali con la Ferrari, quindi insomma non una roba di poco conto. E da lì e poi ci è piaciuto così tanto che l'abbiamo poi fatto diventare una pagina su Facebook, e abbiamo progetti ambiziosi, dai, possiamo dire così. Ovviamente c'è il commento del Gran Premio di una gara il lunedì successivo, più altri vari contenuti che stiamo cominciando a creare. E noi ti seguiremo anche in questa grande avventura, sperando di rivederti presto anche qui negli studi di Firruge TV. Certo, assolutamente. Grazie ancora, Alessia, per la tua disponibilità. Un abbraccio, ci vediamo presto. Ciao, ciao a tutti. Termina qui il nostro appuntamento di Firruge Rosanero Estate, appuntamento per domattina, sabato 22 agosto, ore 10, con rassegna stampa in compagnia di Francesco Cammuca, per chiudere questa breve tre giorni della ripartenza di Firruge Rosanero Estate. Poi da lunedì 24 inizieremo a seguire giorno dopo giorno, ora dopo ora, il ritiro del Palermo Calcio. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito, a domani alle ore 10.